Occhi su Montesilvano, occhi che proteggono, monitorano e creano più sicurezza percepita da parte dei cittadini. Si tratta di un progetto volto ad operare una costante ricognizione sul territorio. Un intervento cofinanziato mediante il programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013. L'esigenza nasce dal bisogno primario di questo territorio di avere maggiore vigilanza, di avere maggiore prevenzione. Prevenzione va di pari passo con l'educazione, ecco perché oggi noi vogliamo far filtrare questo messaggio soprattutto nelle scuole dove noi abbiamo attivato una serie di sistemi di videosorveglianza. Vogliamo sostanzialmente venire incontro alle esigenze di questo territorio così vasto e così difficile da controllare e lo stiamo facendo nei migliori dei modi e continueremo a farlo anche nei prossimi giorni cercando di trovare le risorse per implementare questa attività. Il progetto si muove su due linee, da un lato l'implementazione dell'illuminazione in zone periferiche e isolate, dall'altra l'inserimento di circuiti di telecamere capaci di monitorare costantemente aree vittime in precedenza di atti vandalici. Sono due linee per un importo totale di 360.000 euro, circa 120.000 euro per un sistema di illuminazione che abbiamo inteso effettuare nel nostro lungo fiume Saline, un lungo fiume che oggi fino a qualche giorno fa rappresentava un'area degradata su cui stiamo intervenendo e intendiamo assolutamente valorizzarla. L'altro progetto riguarda un sistema di videosorveglianza che noi abbiamo prioritariamente installato nelle scuole di Montesilvano. A svolgere una funzione centrale sarà il comando della Polizia Municipale di Montesilvano, con un centro operativo nel quale convergeranno tutte le telecamere del territorio. E avremo una possibilità di controllare meglio tutti i possibili atti vandalici che si potranno perpetrare nei confronti delle scuole. In più, immagino che l'amministrazione in questo farà idonea pubblicità, i cittadini potranno segnalare eventuali situazioni che rilevano sul territorio.